situazione in Sicilia, dove ci sono queste grosse forme di formaggio che fanno ruzzolare lungo la strada, e quindi oltre a vedere, ed è gratuito, puoi fare anche dei lanci di prova, e anche quelli sono gratuiti, quindi, poi ovviamente quel formaggio non lo mangi, però no, di cassette ce ne sono diverse, insomma, non le ricordo neanche io, 101 sono. Ma la domanda che pongo è: quanto ci abbiamo messo a trovare, cioè quanto ci hai messo a scriverla? Perché insomma qui si va dal nord al sud, compresa la Sardegna. Ma, quindi come li hai girati questi posti? E poi come andavi? Cioè, bussavi qui, è gratuito, sì o no? Come facevi? No, considera che comunque io, essendo giornalista di turismo, ho un mio bagaglio di esperienze che ho già fatto negli anni, quindi diciamo un archivio. Allora, la prima selezione è stata quella. Dove sono già andata? Che ho trovato delle cose che non hanno costo. Poi ho chiesto ad amici, ho chiesto a parenti, conoscenti, secondo me che cosa c'è da fare gratis? Ti viene in mente qualcosa da fare gratis? Ho chiesto alla PT, Lilli della PT mi ha dato diversi spunti, e poi ovviamente in base a Lilli... Lilli qua, con la faccia da computer. Una ragazza di computer. Lucrezia invece è la collega che l'ha dovuto leggere tutto ad alta voce per poterlo correggere. Ecco perché si nasconde, e non le può più. Non le parla, quando litighiamo dice basta, tele 101, basta. Va bene, viene però da chiedersi qual è per te il posto su questi 101, il numero uno. Ci vuole. Diciamo i primi tre, facciamo una classifica. Ecco, facciamo primi tre. Facciamo una classifica. Allora, sicuramente quella del mio paese, perché ci sono nata, ci sono cresciuta, è una festa con questa gente che percorre il paese agitando delle enormi campane di oltre 10 kg sotto un freddo. Dove siamo? A San Mauro Forte, in provincia di Matera. E ci sono sempre qui, il 15 di gennaio, ci sono sempre meno 2, meno 3, fa un freddo. E quindi vedere tutto questo paesino che è un mortorio per tutto il resto dell'anno, animarsi di ma veramente centinaia di persone, donne, uomini, bambini, tutti con queste campane, questo suono cadenzato, è particolare in sé. Poi lì mangi gratis, appunto panino con la salsiccia, vino, frittelle, c'è veramente di tutto. Quindi la prima. Bologna, la Sala Bossa. Io sono partita di giornali, di libri, ma non li posso comprare tutti perché facendo la freelance, e vado a leggere gratis lì. Anzi, adesso ho anche un piccolo scanner da borsetta e faccio anche le fotocopie. Però è una cosa incredibile, è un regalo di Lucrezia. Non è gratis. Lo scanner da borsetta è quella, ragazza, è quella del computer. Ma come fai? Non ho capito. È piccolino così. Ma ti sei di nascosto? No, di nascosto. Lì puoi fare le fotocopie. Ah sì? Cioè le fotocopie le puoi fare a pagamento. Io lo scanner da borsetta me le faccio gratuitamente. Le scansiona, non fa le foto, fa le scansioni. Sì, fa le scansioni, sì. La scansione, poi metto che quindi la Sala Borsa, e poi leggo gratis perché tantissimi giornali lì li trovi tutti, quindi anche libri. E poi è un bel posto. E la terza, forse in Toscana, le Terme Libere, dove si può avanzarsi e stare beata, e vuole questo idromassaggio naturale. Beh, vogliamo sentire il parere della... Ecco, e poi chiediamo un po' di...